Ma è successo che rientravo con la famiglia dalle vacanze e sono uscito abbastanza tardi e mentre rincasavo una persona mi ha riconosciuto e ha iniziato a inveire contro di me e contro i vaccini, dicendo che noi con i vaccini ammazziamo la popolazione. Ha iniziato ad insultarmi in maniera molto pesante e devo dire che io ho fatto finta di niente come mi è sempre stato suggerito di fare e nonostante facessi finta di niente ha continuato a venirmi dietro con un passo molto spedito. Io passavo davanti a casa, avevo i miei figli a casa, non volevo far vedere qual era la mia abitazione e come mi ha detto di fare le persone che mi stanno proteggendo, ho chiamato immediatamente la pattuglia della polizia, della Digos, e devo dire che dopo pochi minuti, pochissimi, la pattuglia è arrivata e la persona che era stato così forte di sé, ha cercato di scappare, ed è stato identificato dalla polizia e poi c'erano vari testimoni che in qualche modo hanno testimoniato quello che è avvenuto e credo che adesso ci saranno. Io ho fatto la mia denuncia, ma mi auguro che sarà perseguita rapidamente, perché quello che io chiedo per tutto quello che sta succedendo, consideri che ieri il mio numero è stato messo in una chat di Telegram. E oggi ho ricevuto circa 300 telefonate tra anonime, messaggi di morte. L'ultimo è: sappiamo dove vivi, ti schiacciamo con un tir. Cioè, questa è la tipologia. Mia moglie ha ricevuto in albergo una telefonata di minacce di morte direttamente a lei. Qui siamo arrivati veramente a un punto che se non si prende un'iniziativa da parte della magistratura, ma non del dire che io devo fare una denuncia. La magistratura deve intervenire perché queste sono associazioni criminali che meritano di essere trattate come tali. Io vorrei fare un supplemento di...